Passiamo al giro dei candidati alla carica di sindaco. Abbiamo detto più volte che per noi era importante iniziare con i candidati al Consiglio Comunale per il ruolo del Consiglio Comunale stesso, convinti che i limiti che ci sono stati nelle amministrazioni comunali fino ad oggi provenga proprio dalla qualità delle squadre dei consiglieri comunali. È altrettanto vero però che chi guida comunque importante, e quindi questi incontri avranno le stesse regole comunque di quelli che abbiamo vissuto fino ad ora. Quindi presa diretta, domande semplici con i candidati a sindaco. Crediamo che l'aspetto personale che affronteremo all'inizio sia altrettanto importante: passioni, relazioni, professioni ovviamente, ma anche quel pizzico di pepe personale che in una piccola città significa spesso e volentieri anche di svelare piccole grandi bugie che girano intorno non solo durante la campagna elettorale, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana. Grazie Danilo Arcuri per averci accolto nella vostra casa, nel vostro regno, diciamo, di campagna elettorale, e iniziamo appunto con questo carattere personale. Danilo Arcuri, sposato, vero? Sì, certo, con Carla Previte. Figli? Tre figli, Carlotta, Gianmarco e Alessandro. Perfetto, e qua già abbiamo disvelato che ci ricordiamo i nomi in campagna elettorale dei nostri figli, quindi un pizzico di lucidità c'è. Una passione su tutte che potremmo raccontare, di quelle che nascono da piccoli, qual è? Ma io ho avuto sempre la passione per l'arte, ho avuto la passione per la storia, ho la passione per l'archeologia. Anche per questo ho deciso poi di fare l'architetto nella vita. Quindi, diciamo, proprio questo interesse più da nerd prima, cioè da studioso vero e proprio, oppure proprio di quelle arti, diciamo, visive così? No, da nerd no. Però è una passione che ho coltivato sempre nel tempo, perché una cosa che mi piaceva a prescindere, nei ritagli di tempo leggevo libri, per esempio sull'egittologia, sono un appassionato di egittologia, di civiltà mesopotamiche, di mesoamericane, eccetera, eccetera. E quindi nei ritagli di tempo leggevo molti di questi libri. Ahimè, in questo momento si interrompe inesorabilmente. Veramente è da un po' di tempo, è da un po' di tempo che ho dovuto abbandonare, perché che vuoi poi? Matrimonio, figli, gli spazi si restringono, e quindi, però ogni tanto lo faccio con me. Egittologia, questa passione, no? È un po' il limite dei limiti per Crotone, per l'Italia, uno sguardo sul Mediterraneo reale, concreto, un legame con l'Africa, no? Con quello che dovrebbe essere, secondo me, da tempo, lo dico, il nostro alleato naturale, ancora più dell'Europa. Guarda, io lo porto nel nome, la passione per l'egittologia, perché io mi chiamo Da Nilo. E quindi probabilmente c'è una questione anche genetica. Sì, assolutamente sì. E Crotone penso che in questo momento possa assurgere a questo ruolo, perché sai benissimo le potenzialità di Crotone, sai benissimo dove si affaccia Crotone, e quindi questo stretto connubio è un connubio che va consolidato e va assolutamente ampliato, soprattutto per quanto riguarda quello che sta succedendo in questi giorni. Hai visto quello che è successo con lo sbarco dei migranti, quello che è successo anche per quanto riguarda chi ha voluto protestare. Su questo sono stato molto attento, sono intervenuto per tempo, anche se chi ha ricevuto molestie, tra virgolette, non fa parte della mia coalizione politica, però ho sentito il dovere di proprio dimostrare vicinanza non solo a lei, ma a quel popolo che in questo momento è in estremo disagio. E professione, oserei dire burocrate, perché fare il funzionario alla Regione Calabria è quasi sinonimo, no, di blocco mentale ancora prima che burocratico. È vero quello che dice, è vero, perché ahimè, ahi noi, no? Anche perché sai benissimo che un architetto è tutt'altro, no?
Bene, proprio per questa mia formazione, io il burocratese lo parlo poco. Lo parlo così poco che per le funzioni che svolgo in regione sono sempre stato a disposizione di tutti i 404 comuni, sempre in maniera collaborativa e mai ostativa. Io mi occupo di urbanistica, in questi ultimi due anni. Sono capo struttura del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria e ti posso assicurare che ho avuto sempre, come dire, mi sono sempre messo dall'altra parte per cercare di risolvere i problemi. Per me è fondamentale. Però da presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Crotone, vorrei che tu ci dicessi qual è stato il tuo personale più grande limite in questa funzione, che comunque nel concetto di rappresentanza di categoria credo che abbia dei limiti enormi, soprattutto nell'azione, di questi organismi, soprattutto al meridione. Sì, è vero. Non ti nascondo che prima di fare questo passo, ho riflettuto molto, moltissimo. Proprio per quello che tu dici, occupare in questo momento il ruolo di Presidente dell'Ordine degli Architetti provinciale, è chiaro che qualche problema te lo fai, no? Però poi quello che viene fuori e quello che prevale è comunque l'amore per questa città. Io sono profondamente innamorato di questa città. Nei 3 anni di presidenza, mi sono sempre battuto per questa città e ho sempre dato supporto a questa città, al di là dell'appartenenza politica, perché se non si fa squadra anche in questo, ognuno poi nei propri ruoli diventa difficile crescere. Secondo me mi ha risposto sui limiti. Te lo chiedo, no, te lo chiedo accanto a quella esperienza comunque fatta da assessore nella Giunta Vallone, anche i limiti lì e i limiti della politica e del rapporto con il concetto di Ma guarda, poi rappresentanza. di limiti non si può parlare, si deve andare al di là dei limiti, perché bisogna anche essere bravi poi a scindere le due cose. Io, se tu ti riferisci ai limiti del Presidente dell'Ordine, nel momento, quindi rispetto a quello che sto facendo oggi, io ho sempre scisso le due cose, cioè il Presidente dell'Ordine fa il Presidente dell'Ordine. Nel momento in cui assumi o comunque fai un altro percorso, è chiaro che lo devi tenere a distante, ma lo devi trattare in maniera asettica, come è giusto che sia. La stessa cosa nella Giunta Vallone. La Giunta Vallone, io ho fatto parte di quella giunta, stiamo parlando del primo Vallone, della prima legislatura Vallone. Io entrai in quella giunta con una giunta di tecnici, fui chiamato proprio come tecnico Se alla. vogliamo, in una situazione molto simile a quella del candidato Manica, con una pluralità forse anche esagerata, no? Di componenti di coalizione, o sbaglio? Non si accosta molto, non si accosta molto perché, ti ripeto, quella è un'esperienza politica sicuramente, ma anche quella va annoverata tra le esperienze tecniche, perché io lì mi comportai da tecnico e partecipai tecnicamente in quel periodo. Non posso dire la stessa cosa sulla coalizione di Antonio Mani, che in questo momento è comunque una coalizione plurale che vede tante figure variegate, eterogenee, anzi forse atomizzate in questo momento, però secondo me non si possono accomunare le due cose, sono due esperienze, per quanto mi riguarda sono due esperienze assolutamente diverse. L'appartenenza all'area del PD è, diciamo, storica, tra Certo. virgolette, anche rispetto a quell'esperienza lì. Io contesto aspramente che vi si venga appiccicati il ruolo di competitor di centrosinistra, cioè perché in questo momento non è solo la morte del PD, che non è solo per la mancanza del simbolo oggi, ma anche proprio per una mancanza di militanza globale di un gruppo dirigente che evidentemente ha fallito non solo oggi, ma rispetto a un percorso. E ci vuoi raccontare come nasce la candidatura, proprio alcuni passaggi essenziali iniziali, e ci aggiungo anche la parte personale. Mi hai subito parlato a casa, hai avuto un confronto con tua moglie su questa cosa, con la tua famiglia, con i tuoi parenti più stretti, prima di dare la disponibilità, o hai deciso Mi mette in d'ambi? difficoltà sul piano familiare, mi mette in difficoltà, indubbiamente. Allora, no, guarda, per quanto riguarda la prima parte della tua domanda, è assolutamente, io mi rivedo e penso di rappresentare il centro-sinistra. Non c'è altra soluzione.
Basta guardare quella che è la geografia politica in questo momento e ti renderai conto che se c'è un centro-sinistra ed è coerente, è dalla mia parte. Tu hai fatto bene a sottolineare il fatto che io comunque ho una storia che è rimasta sempre coerente e si è sempre inquadrata nel centro-sinistra con diverse staccettature. Io faccio parte di una famiglia che è storicamente comunista, i miei fratelli sono stati dirigenti di partito quando allora c'era il PC, DS, PDS, tutte le evoluzioni di quello che oggi si chiama PD. Il PD oggi c'è ed esiste ed è nei riformatori per Crotone, perché tutta la segreteria cittadina e parte dell'assemblea è in quella lista. Il meglio in questo momento è veramente lì e quindi si è rivista lì e si sta battendo affinché si possa rigenerare anche questo PD che in questo momento ovviamente dobbiamo registrare ha comunque delle difficoltà. Quindi io non direi che non sono d'accordo con te quando tu dici che discuti sul fatto che non c'è un centro-sinistra, il centro-sinistra c'è e siamo noi ed è in dubbio. Quindi. E che centrosinistra è quello che non protesta, non dice, non si esprime, per esempio, sui tanti cantieri aperti in questa città e che a mio modo di vedere, no, gridano vergogna perché ancora nessuno, per esempio, ricorda che c'è una strada che porta al mare e che ha visto dei morti sul lavoro che nessuno reclama, a cui nessuno chiede giustizia. Allora, sui cantieri noi dobbiamo fare un accenno particolare. Io cantieri non ne vedo. Quello sul lungomare, Questo però, no, che citavo, non ne vedo quello che citavo niente. lo vedono tutti i cittadini Voglio, quello lo andando vedono i a mare, eh? cittadini e noi lo vediamo tutti. Però se tu mi parli di cantieri in città, in questo momento non ci sono cantieri in città. I cantieri si devono riaprire, si devono aprire, perché in questo momento non c'è nessun tipo di lavoro. Speriamo fortemente che si possano portare a termine questi programmi che ci sono e sono concreti e che potranno dare sviluppo e quindi potranno essere il volano per l'economia di Crotone. Sul lungomare, su quello che tu dici è vero, c'è una fase di stasi, sai benissimo a che cosa è dovuto, ma in questo momento c'è ed è concreta la possibilità che si riapra anche perché i fondi ci sono, esistono. E quindi anche quel percorso si completerà, ma si completerà non solamente fino a Casarosso così come è previsto, ma su quello che c'è sull'antica Croton, ci sono 6 milioni di euro per la riqualificazione della strada che porta a Capocolonna e quindi potrebbe diventare, no, un lungomare di tutto rispetto. Io vengo ho studiato a Reggio Calabria, tu sai benissimo che a Reggio Calabria Guaroni un giorno disse il chilometro più bello d'Italia. Ecco, noi in questo momento abbiamo la possibilità di far diventare i 15 chilometri più belli d'Italia perché non abbiamo nulla da invidiare né a Reggio né a nessun altro. Altra questione molto controversa e non solo dall'avvento del commissario prefettizio è quella dell'impiantistica sportiva, no? Certo. Come sono state concesse, addirittura chi ha avuto il coraggio comunque di assumersi responsabilità, che è stato poi tacciato come quello che aveva fatto delle irregolarità, e alcuni presidenti e società dilettantistiche che si vedono puntato il dito nei confronti poi, fra l'altro, di una società meritoria, professionistica, che non ha Assolutamente. mai pagato totalmente i tributi sullo stadio Ezio Scida, e nessuno che convince Gianni Vrenna, che è un ottimo presidente, di fare un passo, no, anche rivolgendosi a quella parte totale della città che ama il calcio, ama i colori dello squalo, ma ama allo stesso tempo anche la possibilità dei propri figli di fare attività sportiva. Vabbè, ma a parte il fatto che Crotone anche da questo punto di vista è un'eccellenza, Crotone in questo momento ha la possibilità di essere ancora una volta nell'Olimpo del calcio, perché alla fine noi stiamo gravitando nell'Olimpo del calcio, in B, in A, però comunque siamo sempre lì. È vero che lo sport non è solo calcio a Crotone, perché ci sono tante eccellenze, io penso al nuoto per esempio, penso alla pallamano, ma ce ne sono Abbiamo tante. avuto una squadra di Serie A di bocce. Abbiamo avuto una squadra di Serie A di bocce. In questo momento la considerazione che va fatta è che l'attrezzatura sportiva non è solamente un'attrezzatura collettiva, quindi consentimi ogni tanto di essere urbanista anche in questo,
ma soprattutto di essere un'attrezzatura sociale. Io incentrerei proprio il discorso sul fatto che del ruolo che deve esercitare l'attrezzatura sportiva, l'attrezzatura collettiva, e quindi essere restituita innanzitutto alla città, regolamentata così come deve essere regolamentata, ma dare spazio a tutte le realtà dello sport cittadino, a tutte quante in maniera asettica, in maniera, come dire, però in maniera, come dire, a sostegno di quello che noi abbiamo, perché per noi è un'altra risorsa importantissima. Il vostro programma state puntando a questa idea di città, no? Che se vogliamo ha lo stesso afflato, vi faccio questa, della nascita e del rinascimento, che in tanti non conoscono, che parte dal concetto urbanistico, no? Dal concetto del disegno delle città, no? Se vogliamo. Però che modo è di trascurare questa visione? Con quello che, per esempio, faccio un esempio specifico, Papanice, no? La frazione di Papanice è stata centro nevralgico dello sviluppo dell'agricoltura, con l'eccellenza dei piselli, ma che accanto a quello ha costruito anche tradizioni popolari importanti, no? Le feste, la raccolta, il riferimento, le prime Certo. tre beatrici che c'erano a Papanice e non c'erano in città anche importanti della costa ionica, no? E oggi abbiamo la puzzolenza assoluta in quella frazione lì, che è caratterizzata da una. Io mi rifiuto di chiamarla discarica, è semplicemente la mancanza, è il simbolo della mancanza di programmazione in questa città. Allora, se tu fai riferimento al programma, è chiaro che in questo momento noi abbiamo un programma che descrive alcune cose. Lo abbiamo definito work in progress, perché per noi quello non basta, per me quello non basta. Tant'è vero che gli incontri che stiamo facendo in questi giorni, anche in maniera serrata, servono proprio a questo, all'ascolto e al confronto sulle idee. Perché noi intendiamo accessoriare questo programma e renderlo ancora più esaustivo di quello che è oggi. È chiaro che Papanice è una realtà rurale, illo tempore, che oggi va salvaguardata. Ma lì dobbiamo partire innanzitutto dalla messa in sicurezza del territorio, perché ci sono problemi seri. Bastano le vasche di laminazione? Bastano le vasche di laminazione, ma sono già previsti degli interventi che andranno a consolidare ulteriormente il problema della frana che sussiste a Papenice, che è un problema molto serio, per cui sono già disponibili Bastano delle. queste infrastrutture? La messa in sicurezza, per quanto riguarda la messa in sicurezza, sì, perché se tu metti in sicurezza un luogo lo rendi vivibile da tutti i punti di vista. E quindi è una condizione sine qua non da cui assolutamente bisogna partire. È chiaro che Papanice rientra nel concetto di città di tutti, perché Crotone negli anni passati ha avuto uno sviluppo urbanistico, non mi riferisco tanto a Papanice, ma in senso lato, uno sviluppo urbanistico scellerato, una previsione urbanistica di Le spalle al 110.000 mare. abitanti, il cosiddetto sprawl urbanistico, la dispersione edilizia, che ha comportato quindi maggiori oneri, maggiori Stiamo costi. parlando di piano operativo, fra l'altro, no? Perché Sì. parliamo tanto di piano di sviluppo, ma poi il piano operativo, cioè le cose da comporre attorno all'idea di città, sono ancora più importanti di come si Ma si chiamano sviluppano. piano strutturale comunale queste idee di città, è lì che vengono poi incluse. Il piano strutturale in questo momento è il contenitore di tutte le idee, quindi un work in progress anche lì, ma soprattutto su quello che già c'è ed esiste. È lì che noi abbiamo, da lì noi partiamo, pensando a una cosa, che non si possa pensare a una espansione scellerata così come c'è stata. Quindi pensiamo a quello che dice l'Europa innanzitutto, consumo suolo zero, che è una cosa importantissima. Quindi ritorniamo a consolidare quello che noi abbiamo, rigeneriamo e facciamo rinascere quello che tu dicevi, partendo da un tessuto del nostro centro in maniera armoniosa, in maniera consolidata. Preserviamo quello che abbiamo, che è già tanto, e investiamo su quello, che è già bello ed è straordinario.
Avviamoci alla conclusione con un aspetto che sarà comune con tutti gli altri candidati. Io, con tutto lo scetticismo, non greco, ma moderno, credo comunque che ognuno di noi si debba sentire rappresentato da voi quattro candidati, perché poi la politica ci insegna che abbiamo quello che ci meritiamo in termini di rappresentanza, no? La storia della politica, la filosofia politica, no? Ma nel concreto, come sventiamo i fantasmi degli scultismi, della massoneria dietro manica? Come sventiamo, conoscendoci, no? Questo meccanismo di diffidenza che comunque è caratterizzata veramente da una città che va ricostruita? E questo lo dite tutti e quattro. Ma guarda, questo non ci penso e non ci penserei. Io ti dico solamente una cosa, che in questo momento bisogna puntare sull'uomo. È chiaro che poi dietro l'uomo c'è una coalizione, che potrebbe essere anche in questo caso variegata, ma comunque coerente e compatta come la mia. Io sono Daniele Arcuri, non ho nessuno alle spalle, io ho sempre ragionato con la mia testa. E ho sempre fatto leva sulle mie spalle e su quello che io posso dare. È chiaro che c'è una squadra intorno a me, ma io sono Daniele Arcuri. Ultimissima domanda, che non è una domanda, è quella a piacere, no? Cioè, ma guardando proprio veramente chi vuole avere fiducia, no? Come ti ho concesso io immediatamente, sia dall'inizio e anche a fine chiacchierata, veramente primi 100 giorni di Danilo Arcuri sindaco, qual è non la cosa che fa, che affronta, la prima cosa che affronta, però che per dare un segnale di novità reale, concreta, qual è? Non ci può essere un programma di 100 giorni, non è possibile. Non è possibile ragionare con la vecchia ottica, presentandosi alla città dicendo nei primi 100 giorni faremo questo, perché Crotone non se lo può permettere in questo momento. C'è un disagio così avanzato e non è possibile pensare in questi termini. La prima cosa che farò è battere i pugni, perché Crotone in questo momento ha una serie di minacce che incombono sulla nostra città. Il fatto di poter perdere quello che è dovuto a Crotone è un'ipotesi non concreta, non immaginaria, ma assolutamente concreta. Quantomeno c'è la, come dire, dall'altra parte c'è qualcuno che già sta ragionando per sottrarre fondi a noi e ci sono state già le prime risaglie. Un esempio su Faccio tutti. l'esempio sul castello di Crotone. Il castello di Crotone sai benissimo che è chiuso perché deve essere soggetto a bonifica e riqualificazione ambientale, che è un bene statale. Eh? Allora, che cosa si fa? In questi giorni si tolgono fondi al programma Antica Crotone, quindi alle tasche dei crotonesi, per regalare 1.200.000 euro allo Stato per la bonifica del castello. Mi sembra una cosa inaudita. La prima cosa da fare è mettere e rigenerare il tavolo di direttivo, se parliamo di Antica Croton, che è deputato a decidere, rimanendo e partendo dal fatto che ci sono già dei documenti, ci sono già degli impegni giuridicamente vincolati. E da qui che bisogna partire. A Crotone deve rimanere quello che c'è, a Crotone deve essere ridato quello che le è dovuto, senza infingimenti. Il supplemento all'ultima domanda a piacere è proprio la squadra di dirigenti, lo chiedo al burocrate, come è composta e quanto mano bisogna mettere a questa squadra che comunque è sotto organico ed è questo è assolutamente sotto gli occhi. Sottorganico è un sottorganico importante, è arrivato ai minimi termini in questi ultimi giorni. È una macchina che per poter viaggiare ha bisogno di 400 unità. E per quanto riguarda la parte dirigenziale ci sono già dei dirigenti, ma è chiaro che anche lì bisognerà mettere mano per far sì che il dirigente non abbia un carico di lavoro eccessivo e quindi si perde nell'ordinario, perché così non si va da nessuna parte. In questo momento i dirigenti del comune si devono sobbarcare una mole di lavoro, vuoi perché non ci sono risorse umane da impiegare, vuoi perché gli impegni sono tanti e le cose da attuare e da portare avanti sono tante, quindi questa è una cosa che provoca rallentamento.
Grazie Danilo. Grazie, grazie per la domanda.